Perché se sei così un bravo professionista, le persone fanno fatica a trovarti o i nuovi clienti fanno fatica a capire chi sei? Beh, qui c'è un grande equivoco, soprattutto perché reputazione e bravura a volte non sono proprio messe d'accordo tra di loro. Perché? Perché la reputazione è quella che arriva molto prima della tua professione. Essere un bravo professionista non vuol dire avere una forte reputazione. In questo video andremo a capire come mettere insieme le due cose per farti trovare per primo, anche rispetto ai tuoi competitor. Perché se ho una buona reputazione i clienti fanno fatica a trovarmi? Beh, questa è una cultura un po' tutta italiana, nel senso che si scambia la reputazione per essere bravi a fare ciò che si fa. Ecco, non è proprio esattamente così. Essere bravi è qualcosa che il cliente reputa come normale, giustificato. È normale essere bravi se mi rivolgo a te e se sono intenzionato solamente a darti dei soldi, a pagarti un servizio, un prodotto. La reputazione è tutt'altra cosa. Motivo per il quale c'è questa differenza è che tanti imprenditori che vengono da me e che mi chiedono è proprio quella di dire: come mai io che sono bravo faccio fatica a trovare clienti, a fare profitti, ad avere fatturato, mentre il mio competitor, che ritengo meno professionale di me o un professionista più scadente rispetto a me, ha molti più clienti? Ecco, la differenza è proprio questa. Qual è la differenza della reputazione? La reputazione fa in modo che vieni percepito esattamente come il professionista che sei, a volte anche quando sei meno professionale, e invece il fatto di essere bravi è qualcosa che rimane all'interno del tuo ufficio o all'interno dei clienti che hai già acquisito. Ecco, se sei realmente un professionista e se vuoi farti valere come tale, devi costruire la tua reputazione, devi farlo nel minor tempo possibile, perché più aspetti, più qualcun altro potrebbe farlo prima di te e acquisire le quote di mercato che potrebbero essere tue. Come avrai capito da questo video, la professionalità, la tua professionalità, la tua bravura è una cosa scontata per il tuo cliente. Ma cosa fa in modo che il tuo cliente si avvicini subito a te? La tua reputazione. Ecco perché prima ancora di qualsiasi cosa, prima ancora di essere un grande professionista, quale sicuramente sei, è quello di curare la tua reputazione. Perché questo fa in modo che il cliente si affidi molto prima a te e accetti anche di collaborare con te e unirsi a te da subito. Ecco perché il momento in cui devi curare immediatamente la tua reputazione è oggi.